I tarantini stanno subendo le, tra virgolette, follie politiche di Rinaldo Melucci, una maggioranza ormai che è implosa, Melucci che cambia maggioranza ogni 5 minuti, cambia assessori, insomma un caos mai visto, e consiglieri di maggioranza che si scannano tra di loro. Ma la cosa strana è questa: i Verdi, come i 5 Stelle, sono usciti dalla maggioranza. Beh, uno pensa, i Verdi escono dalla maggioranza, automaticamente dovrebbero lasciare anche la delega assessorile. Dovrebbero dire a Marti: Marti, lascia la delega, o comunicare comunque che non hanno più rappresentanti in giunta. Eppure Marti sta comodamente facendo ancora l'assessore all'ambiente. Marti, assessore dei Verdi, Marti eletto in consiglio comunale, poi diventato assessore proprio con i Verdi. Questo vi fa capire l'incoerenza politica dei Verdi, perché Lenti spara a zero su Melucci, spara a zero su Renzi, il grande Bonelli spara a zero su Melucci, spara a zero su Renzi, ma evidentemente dimentica Bonelli che lui è stato eletto in Parlamento grazie ai voti del PD, era in coalizione con Renzi autore all'epoca, ricordate, dei decreti salva Ilva e ammazza Taranto, da premier, da leader del PD. Ma chiusa la parentesi, mi domando, caro Lenti e caro Bonelli, come mai Fabiano Marti, assessore all'ambiente, sta in giunta e non ha lasciato la sua poltrona di assessore, e voi non avete detto niente, non avete detto da oggi in poi Marti non sta più in giunta? Marti è un verde per caso, perché Marti era candidato fino a pochi giorni dalla chiusura delle liste nella lista Taranto Crea. Poi i Verdi si resero conto che non avevano i numeri per far scattare il seggio, e allora ecco che magicamente Marti passa da Taranto Crea ai Verdi per far scattare il quorum, e poi Marti viene eletto in consiglio comunale e poi fa l'assessore. Ripeto, Marti assessore all'ambiente, i Verdi escono dalla maggioranza e Marti sta ancora lì. Ditemi voi qual è la coerenza dei Verdi. La verità, cari amici, è che la poltrona non la vuol lasciare nessuno, e ora si troverà la scusa che Marti resta in giunta, non più in quota ai Verdi, ma sarà, come dire, un assessore esterno, un assessore tecnico, un assessore di fiducia di Rinaldo Melucci. E così i Verdi diranno di essere usciti dalla maggioranza e Marti resta lì cambiando per l'ennesima volta casacca, da Taranto Crea ai Verdi, e ora sicuramente sarà un uomo di fiducia di Rinaldo Melucci, senza più casacca politica, come lo era all'inizio. Ciò che conta, cari amici, è solo la poltrona. Lo avete capito o no?